Per la nostra rubrica La voce delle associazioni incontriamo questa settimana il presidente regionale dell'ANU Migratoristi, Domenico Grandini, e con lui andiamo subito a parlare dei temi caldi, dei temi attuali che riguardano la regione Lombardia, vale a dire i due PDL, PDL 024 e 025, che riguardano il prelievo in deroga di Fringuella e Peppola e anche le catture dei richiami vivi, che sono passati, diciamo, in commissione. Allora, Domenico, questa è una bella notizia perché i due PDL vanno a scavalcare quella che era una volta la vecchia delibera che poteva essere subito impugnata. Sì, diciamo che da una parte è vero che la delibera va al TAR e con un ricorso siamo sotto questo rischio. Anche qui abbiamo poi il problema che soprattutto per quello delle deroghe avremo il possibile ricorso del governo, sul quale naturalmente adesso qualche amico faremo presente, però l'importante è che primo passaggio, quello che hai ricordato, che in commissione con tre incontri, uno per la presentazione dei progetti, settimana scorsa Emendamenti. per gli emendamenti e a cominciare la votazione per il 25 e questa settimana ha votato il 24, perciò noi dalla commissione sono liberati con parere favorevole, devono andare in aula. In aula dovrebbe essere il 9 di ottobre, salvo c'è ancora una piccola possibilità che venga anticipato di una settimana. Certo, l'approvazione al 9 di ottobre qualche problema lo pone, perché soprattutto, ma soprattutto a tutti e due, perché da una parte il prelievo in deroga del Fringuello, che se viene approvato il 9, c'è poi la pubblicazione sul BUR, c'è da fare la richiesta, diciamo, essere autorizzati, di conseguenza, insomma, 8-10 giorni fa presto a passare. Ecco, infatti diciamo subito che se dovesse passare bisogna fare una richiesta specifica e non si può cacciare, cioè, così liberamente. Su questo stiamo facendo richieste, anzi incontreremo oggi l'assessore Rolfi per il problema Nutri, glielo ricorderò ancora, che si possa almeno fare una richiesta via mail, perché se dobbiamo muovere il cartaceo ci passano 15 o 20 giorni, siamo già alla fine del passo del Fringuello. Altrettanto per quel che riguarda le catture, il problema tordo, perché è vero che poi avremo comunque un po' di merli, sasselli e cesene, però sarebbe importante, dal momento che la legge, se passa, e ci auguriamo che questo avvenga, che naturalmente si possa anche fare la cattura di qualche tordo. Ecco, il PDL Catture è passato proprio in questi giorni in ottava commissione, un PDL importante perché riapre un discorso che è legato un po' alle nostre tradizioni, che è quella della distribuzione dei presicci. Sicuramente è importantissimo, e ridare non ci interessano le quantità, è proprio il principio che vogliamo salvaguardato e qui Infatti dobbiamo. tutti e due, Domenico, stiamo parlando di piccole quantità, sia deroghe che catture. Indubbiamente, anzi, la quantità poi giocherà sul singolo in base al totale da dividere per chi farà questa richiesta. Qui va ringraziato, a mio avviso, tutta la maggioranza e anche l'opposizione, che se una mano ce la darà, la ringraziamo anticipatamente. Abbiamo sostenuto per le iniziative portate avanti il consigliere Massardi, e di questo abbiamo dato del Che è stato il grosso, firmatario dei due il PDL. primo firmatario, poi ha seguito anche la Mazzali e tutti gli altri, perché abbiamo avuto la bellezza sui due PDL di circa 34-35 firme. Insomma, non è poco. Speriamo che vadano in porto. Intanto è passata invece un'altra questione che riguarda il prelievo della Lodola, divisa però in due categorie, specialisti e generalisti. Sì, diciamo che noi questo l'avevamo richiesto già da 2 anni, anche perché in una nota dell'ISPRA di qualche anno fa parlavano di dire: noi consigliamo assolutamente di non superare il 10,50, però per chi è specializzato, e qui poi la regione diceva: dovremmo allora fare un piano. No, il piano giustamente è stato utilizzato, e qui l'assessore Rolfi ha lavorato bene, ha seguito un po' le richieste del mondo venatorio, che è quello di dire: chi ha messo in banca dati, e finalmente anche la banca dati viene ad avere Un ruolo, un sì. ruolo, ecco, un valore che non ha mai avuto fino adesso, che è quello di dire: chi ha inserito le allodole come richiamo e la fa da specialista,
al 20 di luglio 2018. Entro prima del 20 luglio di quest'anno, questi potranno fare, anziché le 10,50 che rimangono tutti gli altri, 20,80. È un segnale importante. Naturalmente l'assessore Rolfi ha fatto anche altre due operazioni che voglio sottolineare come positive. Quello di aver finanziato l'osservatorio ornitologico regionale, il quale ci potrà permettere anche di scavalcare il discorso ISPRA, che sappiamo sempre con quali pari riesce. Anzi, ISPRA finalmente si dovrebbe presentare all'ottava commissione dopo 5 inviti il 26 di settembre, e lì cercheremo sicuramente di esserci per vedere anche che valutazioni hanno sulle loro anomalie di risposte, perché danno una risposta a una regione contrariamente e totalmente diversa a un'altra regione. Insomma, dovremmo chiarire alcune problematiche. Ha fatto questo, c'è quello Stodella Lodola, e mi auguro anche di poter anticipatamente ringraziare l'assessore Rolfi per l'integrazione che ci aspettiamo dei 5 giorni, ottobre e novembre, cioè 2 giorni integrativi. Soprattutto per Brescia e Bergamo. Ecco, qui le voci che circolano sono quelle che almeno a Brescia e Bergamo li darà. Intendiamoci, se dovesse anche farlo su tutta la regione, l'ha fatto sia per i fissi che per i temporanei anche il Veneto già dall'anno scorso, e non è successo assolutamente niente. Hanno fatto questa integrazione dei 2 giorni e chiuso il discorso. Forse rimane un po' l'unica cosa, il rammarico di non aver fatto una delibera, quindi una forzatura sul prelievo in deroga, benché sappiamo benissimo che poteva subito essere impugnata al TAR, però magari una delibera poteva in qualche modo aprire un altro spiraglio. Si è proceduto con 2 PDL e quindi si va a percorrere un'altra strada. Certo, la spinta che avevamo dato all'assessore Rolfi è qui. Diciamo, non siamo stati soddisfatti della conclusione, perché il lavoro che ha preparato è stato ottimo, l'abbiamo anche sostenuto, però alla fine lui ci ha poi detto in un incontro che abbiamo avuto io e Zanardelli: io non ho avuto nessun funzionario che mi firmava i provvedimenti. Diciamo che da una parte le delibere avevano il rischio del ricorso, come già abbiamo detto, però dall'altra ci avrebbero anche permesso di arrivare di fare dei controricorsi e di arrivare anche, se fosse stato necessario, alla Corte di Giustizia a chiarire una volta per tutte l'aspetto, perché qui si rischia comunque di avere da parte della Corte Costituzionale, che già si è espressa, di correre comunque dei rischi. Allora tanto valeva avere le delibere e spingere su quelle. Qui purtroppo non siamo riusciti per il 6° anno di fila ad ottenerle. Ci spiace anche perché su certi funzionari della regione qualche valutazione andrebbe fatta. Invece, per quanto riguarda la stagione venatoria che è appena iniziata, ecco, un tuo punto di vista anche per quanto riguarda i vostri associati? Ma diciamo che io noto, anche se vedo che alcuni sono in ritardo e stanno rinnovando il porto d'armi a caccia già aperta. Però diciamo che... Questo perché attendevano risposte. Probabilmente quello. Dopo diciamo che è un po' anche negli ultimi anni, che finché non c'è il passo del tordo, chi fa la migratoria diverso per chi fa la stanziale, perché è chiaro che la stanziale il primo giorno è quello sul quale si conta di più. Però diciamo che vedo che c'è la passione della caccia, soprattutto a Brescia, c'è ed è radicata. Infatti anche per la stanziale, cioè abbiamo visto, nonostante il commissariamento della TC, che si è riusciti a fare il piano di prelievo della lepre in tempo utile, quindi l'apertura è stata fatta in maniera corretta, e adesso sarà pronto anche quello per il prelievo del cinghiale. Sì, diciamo che il problema dell'apertura della caccia, contrariamente a qualche voce che si è sentita, non è mai stato in dubbio, perché il prelievo della stanziale è stato organizzato sin dalla fine di luglio, primissimi di agosto, e lì non c'erano dubbi. Rimaneva da fare, e questo non si poteva fare senza il presidente, che era in pratica ormai decaduto, senza tecnico faunistico. Il commissario giustamente ha preso in mano, e ce l'aveva anche comunicato nell'incontro con le associazioni venatorie, piano di prelievo della lepre. Farà adesso il piano di prelievo del cinghiale, e su questo viaggerà tutto tranquillo.
penso che anche i ripopolamenti verranno fatti secondo i criteri che ci sono stati dati con 6 lanci durante il periodo di caccia, perciò insomma la stagione venatoria ritengo che possa volgere nel migliore dei modi.